E ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su FIFA 17 nella carriera allenatore. Oggi incominciamo nel mentre sto cercando uno svincolato e sto cercando questo qui, mi sembra buono, un CDC. Vorrei aumentare anche in quel fatto. In realtà è bravino, però avere un buon difensore anche lì davanti, diciamo, un centrocampista che è bravo a difendere è una cosa essenziale per me. Poi sei anche bravo a fare qualcos'altro, meglio, però sto vedendo che è abbastanza veloce, niente di che. È bravo nel finalizzare, sì, anche nei passaggi, e molto bravo nei contrasti, cioè molto bravo. Per i miei livelli è bravo, questo è tutto da intendere. Ora, dovremmo andare verso la prima partita di, cioè la seconda partita di campionato. Il Portsmouth, guarda dove cazzo è. C'è anche Racklington? Io, scusa. Io stavo guardando, pensavo di essere terzo. Giuro, ho avuto un lapsus. Pensavo di essere terzo e invece Racklington sta lì. Io sono quarto. Che coglione che sono, porca puttana. Forse dall'abitudine. Non mi abituerò mai. Chissà quando dovremo affrontarlo. Ma intanto abbiamo. Ah no, pensavo fosse quello che abbiamo perso in coppa, pareggiato in coppa, scusa. Ha lo stesso stemma più o meno. Ed eccoci. La formazione è sempre la stessa, nonostante iniziano a stancarsi. Vabbè che dalla settimana prossima avremo una settimana di riposo, quindi dovremmo rimanere calmi. Iniziamo già bene, eh? Non provare a fischiarmi un rigore. Bella. Vai di tiro, vai Stockton! Porca puttana! Rose, la mette in mezzo, c'è Winard, sempre lui c'è. La rimette in mezzo sempre per Stockton però. Scetri si perde da solo la palla. Qualcuno si è infortunato. L'esterno sinistro, ok. Cioè, qui io lo ripeto, è troppo facile infortunarsi. Narza ripassa. Dai! E che cazzo, Narzari, come fai a sbagliare queste cose? E vabbè, basta! Che cazzo siete, dei macellai? Si è infortunato anche Scetri. Fortunato definitivamente. Complimenti. Ma porca puttana, dei macellai abbiamo contro. Pensa a te. Facciamo così. Non so che istruzioni avesse, ma è Narzari. Quello è il falso 9. No, te. Meglio che. No, non fai salire. Beh, sì, anche, dai. Perché dovresti rallentare, Narzari? Stockton! Mi dai quel giocatore più vicino alla palla? Ottimo il pallone filtrante. Perde palla. Apre sulla fascia. Sì, Massanka. Vuole accentrarsi. Vede Stockton che la stoppa. Quanto tempo ci vuole dallo stop al tiro? Wakefield. Lo vede in mezzo Rose. Porca. Prova a crossarla. Non capisco più niente. No, non tirare. Perché non si può annullare il tasto? Mettete un tasto che si può annullare l'azione precedente. Basta far quello e io sono felice. Ah, abbiamo fatto un paio di cambi. Un terzino sinistro in fascia destra e il CC a fascia destra. No, fascia sinistra e il terzino sinistro. E il CC in fascia destra, che ho visto che può fare anche quel ruolo, quindi. Boh. Passaggio sbagliato, palla in out.
Bella, vai, vai, dai. Quanto sei lento. Narzari, che è stanchissimo. Ovviamente il suo avversario per niente. Ha fatto la sua stessa cosa. Ha corso come lui, ma non è per niente stanco. Attenzione! Chi cazzo sei? È il capitano è Rose, porca vacca. Ma sei anche mancino se non mi sbaglio. Dai calci d'angolo tu batti così. Ed era anche libero, porca di quella, ma... Non esce, non esce mica. Allora, guardalo lì, al centro. Quello al centro! Narzari, dai. Qualcuno in rimorchio, qualcuno in rimorchio, porca puttana, ma anche dietro! Oh oh. Uella, mamma mia, mamma. Hanno sbagliato, grazie al cielo. Pallone recuperato. Non abbiamo tempo, raga, dai. Stockton, mi fido della tua testa. Pareggiato, niente. Vabbè, dai. Le partite iniziano a farsi... sono difficili e questo mi piace. Vorrei vincerne un paio però. Allora, Ahmed vuole un contratto... No, non vuole un contratto. Vuole un ruolo più importante. E vabbè, cioè, hai la stessa cosa di prima, non è che è cambiato tanto. Poi decido io chi gioca per 9 giorni, Shetri, quindi salterà la prossima partita, va benissimo. E farò giocare qualcun altro. Ho gli allenamenti, siamo quinti per ora, buono. Ok, continuiamo ad allenare solo gli attaccanti praticamente, perché voglio che crescano. La difesa, sì, più o meno riesco. Stockton è uno che si allena veramente bene. BB, anche stavolta. Secondo me può crescere veramente bene. O sta andando di culo, ma... Non dirmelo. Ah, ok. Non vedevo la Creighton Stalle, no, è decimo. Pensavo fosse primo. No, io continuo a premere quel tasto. Io voglio capire questo. Perché da sempre... Abbiamo già avuto un 85% di spettatori, nella... Oh. E dobbiamo farlo consecutive però per le prossime partite, quindi dobbiamo giocare bene ovviamente. Ma com'è che posso vedere questa cosa effettivamente? Vorrei vedere quante persone sono passate nella mia... La nazionale non l'abbiamo. Info rosa, valutazione squadra. Perché ho visto che qui possiamo vedere le finanze, va bene? Ed è ok. Abbiamo i guadagni, i movimenti, abbiamo venduto un bel po' di maglie, maglie più vendute di Kwan, Shetri e Wildig. Wildig ha giocato adesso. Beh, tecnicamente sono i più forti, quindi è ovvio, hanno le generali più alte, quindi è un po' ovvio che siano loro i migliori. Ogni settimana ti dà guadagni settimanali 15.000. E se prendi un nome importante puoi prenderlo. Se io l'anno scorso ho preso Coman, che però non era tanto importante per l'allora che aveva il però biglietti, ma biglietti 54.000 e avevano più di 85.000. E invece sì, un portierino e uno che non, cioè, come questo da 32, 42, 15 anni, cioè. Potenziale è anche basso, quindi cioè, che cazzo me lo porti a fare? Continuo a osservarlo. Noto che però non mi arrivano più
Offerta accettata. Non mi arrivano più offerte e stiamo per finire il mercato in realtà. Vediamo com'è questo nuovo giocatore, questo CC che abbiamo trovato. Un 66, carino. A meno difesa? Non ci credo. Eh sì che è mancino quello è. Quante caratteristiche? Tiro da lontano, specialista nei corner, calci di punizioni precise. Però. Non so, magari ti potrei anche tenere, un po'. Allora ragazzi, volevo modificare ancora un po' la formazione, visto che Wakefield può giocare anche come centrale, difensore centrale, volevo mettere questa difesa qua, speciale, a 3, che voglio vedere perché ho preso questo qui, però mi dispiace anche non far giocare Rose, che è bravo. L'attacco lo teniamo completamente uguale. Saremo molto più difesi verso il centro. Questo sì, avremo un po' di buchi verso i lati, ma vedremo. Secondo me, se ritornano, più o meno ci riusciamo. Comunque, nel notare nei ruoli, lui infatti è anche attaccante. E ci credo, sei una bestia. Cioè, ci mancherebbe che non, tu non fossi anche un attaccante. Qui abbiamo ruoli completamente sballati perché ho tolto lui per sbaglio. E allora, adesso mi dà sempre a lui. Oh, un'offerta per Stockton, attenzione. Potrebbero accettare offerte da 370 a 430 mila. Però in realtà mi sta andando veramente bene, quindi io richiederei 600 mila. Visto che è l'unico che finora ha segnato e in realtà si allena veramente bene, sinceramente non vorrei venderlo. Secondo me siamo andati un po' troppo per le lunghe, quindi le prossime due partite le vedremo la prossima volta. E ciao a tutti ragazzi, a un prossimo video, ciao!